Ciao internet, buon martedì. La Spagna ha appena arrestato su mandato americano Piotr Levashov. Levashov, cittadino russo, conosciuto come uno dei più grandi spammer al mondo, è il boss dietro a una grossa botnet, Kelios. Kelios controlla circa 100.000 computer in giro per il mondo. Si è tanto vociferato, speculazioni ovviamente, che questo abbia a che fare con l'attacco alle mail del Partito Democratico Americano. Si è speculato che abbia a che fare con il tentativo di sovvertire le elezioni americane. In realtà, momentaneamente, quello che sappiamo è che Levashov è considerato uno dei top 10 spammer al mondo. È attivo dal 2006-2007 e spedisce tante mail di spam. Di sicuro ha anche degli agganci politici, visto che la sua botnet nel 2012 aveva mandato un sacco di spam dipingendo uno degli avversari di Putin, Prokof, Mikhail Prokof, come gay, mandando ovviamente tutta una serie di messaggi non proprio carini. Arrestato, rischia l'estradizione, ma in realtà non è di quello che voglio parlarvi. Voglio parlarvi invece di come il governo americano ha spento la botnet di Levashov, cioè Kelios. Lo ha spento per la prima volta utilizzando una nuova legge federale che viene chiamata Article 41, l'articolo 41, e che consente di installare malware su computer non di possesso ovviamente dell'FBI per bloccare le azioni di un malware. In questo caso due aziende americane, CrowdStrike e Shadow Servers, insieme a il dipartimento dell'FBI di Anchorage, hanno trovato una vulnerabilità in Kelios che ha fatto in modo di poter installare la loro versione del malware e deviare tutte le connessioni dal command and control di Kelios verso un nuovo command and control dell'FBI, che in teoria dovrebbe rendere queste macchine non più offensive. In teoria. Non solo. In più, gli IP di queste macchine verranno tracciate, tecnicamente, dice l'FBI, solo ed esclusivamente per notificare ai provider il fatto che alcuni suoi utenti sono affetti da questa botnet e presumibilmente per fare in modo che il provider stesso possa segnalarlo. Quindi ci troviamo in un momento in cui per la prima volta legittimamente, secondo le leggi dello Stato, una forza di polizia è entrata in 100.000 computer in giro per il mondo, ha installato la propria versione di un malware e ha reso teoricamente inoffensivo un altro malware. Vi viene la pelle d'oca, vero? Anche a me. E voi cosa ne pensate? E come sempre, grazie mille per avermi ascoltato e state parati.